Io sono ovviamente Alessandro Sarra e sono un pittore, quindi mi presento per esattamente così. Per me fare pittura, ma sostanzialmente il gesto pittorico oggi è politico, è un gesto politico, ha un sapore politico, quindi perché penso sempre che qualsiasi forma o qualsiasi linguaggio che obbliga ad un rallentamento ed a una seconda lettura è da considerarsi politico. Ho sempre fatto pittura e più che altro ho sempre indagato temi relativi alla pittura, interni alla pittura, questo nello specifico, alternando momenti in cui la fuoriuscita dall'oggetto quadro è stata più preponderante a momenti in cui la mia attenzione è circoscritta all'interno dello spazio del quadro. Dico questo perché molto spesso ho lavorato utilizzando il wall painting come direzione. Perché? Perché molte volte mi è capitato di interagire, di avere un atteggiamento di interazione con lo spazio e con l'architettura attraverso la mia pittura, quindi ne ho sentito la necessità. Tutti gli argomenti che ho sempre trattato in pittura hanno una radice fortissima all'interno della stessa. L'indagine dentro la pittura è qualcosa che comunque mi appartiene, è anche punto di partenza per poter poi andare a provare a uscirne e andare oltre. Da circa 2 anni ho cominciato, e questo mi piace sempre dirlo, per un senso, per un errore, per una lacuna, per una svista. Ho cominciato a lavorare dopo una delle tante visite agli Uffizi, a lavorare sullo spazio della pittura. Perché dico questo? Perché di fronte a una pala d'altare di Bottega Veneta del 300 mi sono reso conto che non me la ricordavo, o perlomeno di averle studiate, ma sui libri. E sembrava tutto piatto. In realtà mi sono reso conto che la tavola centrale della maggior parte di queste pale d'altare del 300 erano curve. Mi ha portato a intraprendere anche questo percorso dentro la pittura e quindi cercare di arrivare a forzare in qualche maniera il limite della pittura. Sono nate una serie di lavori su tavola curva. Su tavola curva intendo tavola concava. E che è anche una sorta di invito e di abbraccio in qualche maniera, ce n'è una qui alle spalle. Il problema per me è un problema di ritmo all'interno del mio lavoro. E il ritmo è quella cosa che a mio avviso non fa star ferma la pittura stessa. Allora, questo poi a secondo dei momenti storici, a secondo dei periodi, ma a secondo proprio dell'opera stessa che hai, avviene attraverso mille modi. Voglio dire, il ritmo in una pittura del 600 tu ce l'hai dal taglio di luce, dalla ricerca ossessiva di prospettive forzate. E è la stessa domanda che poi mi pongo quotidianamente nello studio. Diciamo che il ritmo è un aspetto fondante del mio lavoro. Poi chiaramente lo muovo attraverso il segno, attraverso la scrittura, attraverso l'attenzione che ho alla scrittura, ma principalmente lo muovo attraverso le varie stesure del colore. Ho un atteggiamento rispetto al colore che non è mai perentorio, è sempre per piccoli spostamenti, per avvicinamenti e per allontanamenti, cioè è sempre qualcosa che ha a che fare molto più con la sensualità che con altro, insomma, che con un atteggiamento veloce, subitaneo, forte, no, è sempre un atteggiamento di velature, di sovrapposizioni, di sedimentazioni, perché uno degli aspetti che considero non tanto al lato, ma è l'aspetto temporale. Il tempo diventa
non soltanto un'immagine, ma diventa un ingrediente fondamentale, né più e né meno che un colore o un pigmento. È chiaro che c'è un atteggiamento a volte espressivo, a volte riflessivo, ma è sempre a cercare di colmare un disequilibrio. In questo lo considero, considero la pittura estremamente contemporanea, perché è sempre in disequilibrio, ma è sempre alla ricerca di un qualcosa per colmare il disequilibrio, né più né meno come il mondo che la circonda. Ma indubbiamente c'è una responsabilità nel fare arte, indubbiamente. Ma io ho detto prima che la pittura è un gesto politico, ha un valore in questo momento, secondo me, che non è. Guarda, abbiamo assistito negli ultimi 10 anni a un uso stilistico della memoria e quindi del lavoro, tra virgolette, politico, veramente, a mio avviso, deviante. Cioè, il gesto politico, il pensiero passano anche evidentemente per un'altra forma di memoria, che non è necessaria, è una memoria nelle cose. È una memoria nei gesti, è una memoria e non è una memoria raccontata, è una memoria tramandata, semmai. Ma la vita d'artista, io penso che si è persa evidentemente quel tipo di memoria che io dicevo che è dentro le cose, e quindi c'è la velocità ti porta a bruciare tutto molto velocemente, cioè si ha la sensazione di essere all'oscuro di tutto, ma di esserlo in tempo reale. E la vita dell'artista è una vita di difficoltà sicuramente, però insomma è quella, devi dire. Sì, va bene, bello.